Вставайте, женщина. È стato accolto e sfamato da un gruppo di donne ucraine. Gli hanno dato da mangiare ed anche un telefono per videochiamare la mamma, dirle che è vivo e che sta bene. Un giovane soldato russo, forse catturato, forse arreso, provato da giorni di battaglia trascorsi al freddo. Sembra spaventato mentre mangia e beve del tè nelle immagini di un video postato sui social che sta facendo il giro del mondo. Sembra confuso, agitato, ma le donne che lo circondano lo rassicurano. La più anziana gli dà da mangiare, un'altra gli offre il cellulare. Ci sono anche degli uomini, tutti ucraini, alcuni armati, non lo trattano come un nemico, ne hanno cura come se fosse un loro figlio. Due popoli fratelli, russi ed ucraini, costretti a sparare, a difendersi in una guerra che non ha giustificazioni. Scoppia in lacrime il figlio soldato appena sente la voce della mamma al telefono, un pianto che non riesce a trattenere. È una donna ucraina a parlare con la mamma russa. Non preoccuparti, Natasha, tuo figlio è vivo, ti chiamerà dopo. Una scena commovente, un messaggio potente di solidarietà ed amore, una testimonianza forte della generosità del popolo ucraino che combatte per la propria libertà e la propria terra e al tempo stesso soccorre il nemico, che un nemico non è. O lo è senza volerlo e senza saperlo. Una scena che conferma il racconto di fonti americane, un esercito russo stanco, provato, formato da soldati giovani, spesso solo adolescenti. Stiamo uccidendo persone pacifiche. Mi era stato detto che partivo per un'esercitazione e mi sono ritrovato in Ucraina. Stiamo bombardando tutte le città, stiamo colpendo anche i civili. È questo il racconto drammatico dei militari alle famiglie nelle conversazioni intercettate da un'agenzia britannica. Piangono i soldati, hanno paura di morire, dicono addio ai genitori. Venitevi a riprendere i vostri figli, un messaggio al cuore delle mamme russe dal ministro della difesa ucraino. Restituire i soldati russi prigionieri se le madri verranno a riprenderli a Kiev.